benvenuti a questa nuova puntata di Luoghi Comuni. In realtà questo non è proprio un luogo comune, perché non ha come tema un paese della provincia di Benevento o quantomeno del Sannio. Questa volta ho scelto di andare fuori. Un po' come succede con le tappe del Giro d'Italia, sapete che la prima oppure qualche tappa e mezzo viene fatta all'estero per motivi di marketing. Io non l'ho fatto per motivi di marketing ovviamente, ma perché comunque questo è un luogo che visito almeno ogni anno ed è un luogo estivo, una località di turismo marino, ecco, chiamiamola così. Sono stato praticamente a Margherita di Savoia, questa città pugliese della provincia di Bat, Barletta Andrea Tarani, e che confina proprio con Barletta. Molti di voi la conosceranno sicuramente per le spiagge, per i lidi, per le terme, ma la caratteristica più importante di Margherita di Savoia è il sale, il prodotto principale. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo subito in strada. Raccontare attraverso i miei scatti di Margherita di Savoia non è tanto il turismo legato alle terme oppure al mare, ma è la ricerca della città all'interno di questo periodo particolare in cui la città si riempie di turisti, perché in questi luoghi quando arrivano i turisti in estate la città scompare, praticamente viene nascosta. We'll be right back.
questo è il luogo più caratteristico di Margherita di Savoia, il luogo in cui nessuno viene. Sono le saline. Visto che siete arrivati quindi alla fine di questo vlog, io vi ringrazio perché probabilmente anche questa volta sono riuscito a creare dei contenuti per voi interessanti. E se vi è piaciuto appunto questa mia puntata, vi chiedo di iscrivervi al canale, di commentare magari il video, di mettere un mi piace se vi va e comunque di seguirmi nelle prossime avventure. Detto questo, non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi ulteriormente e darvi appuntamento al prossimo vlog.